Ecco lo stivello mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme. Come vedete, oggi pomeriggio sono venuto a fare un giro con i miei genitori, mia moglie qua al centro commerciale, siamo mangiati un gelato artigianale italiano molto molto buono e dobbiamo assolutamente parlare oggi dello scandalo di ieri sera, ai microfoni anche di Sky, in tutte le trasmissioni in cui si è parlato poi dell'episodio di Lautaro Martinez che si è buttato in mezzo all'area con una leggera trattenuta, quindi è chiaro che molti hanno addirittura ammesso che non sarebbe mai potuto arrivare sul pallone perché se l'era già allungato e il portiere dell'Udinese era già in uscita bassa, quindi avrebbe comunque intercettato il pallone. Quindi sentire Marelli e Cesare dire che il gol era solare e poi Marelli che dice che in realtà Lautaro non sarebbe mai potuto arrivare sul pallone significa comunque essere veramente col paraocchi anche in malafede. Per quello che ho messo questo titolo anche un po' acceso e perdonatemi se continuo a spingere su questo discorso, ma è doveroso. E poi ovviamente oltre a questo dobbiamo parlare anche del discorso legato a Gatti, che è un giocatore che sta dando veramente un grande contributo e ci sta consentendo con questi 6 punti che ci ha regalato fondamentalmente nelle ultime 2 partite di rimanere in scia dell'Inter, che però, va detto, sappiamo che con Inzaghi spesse volte negli ultimi campionati perde punti quando arriva la Champions League e i momenti clou dopo il girone. Quindi ecco perché la Juventus potrebbe fruttare questa falla, se vogliamo, questa debolezza di Inzaghi a livello di campionato, quindi nella tratta lunga della stagione, per rosicchiare punti, perché come sappiamo anche col Milan si era giocato a tu per tu lo scudetto e poi lo perse l'anno scorso, perse 12 partite in campionato, ricordiamolo bene, aveva anche Lukaku là davanti e quindi c'è questa speranza che appunto i nerazzurri perdano ancora punti, quindi noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, testa bassa, zitti, lavorare, migliorarci sui dettagli in cui dobbiamo migliorare, soprattutto a livello di vena realizzativa, perché a livello di gol, come ho detto, scarseggia molto, quindi bisogna che gli attaccanti diventino più partecipi e in qualche modo siano più cinici sui palloni che gli capitano. Basti pensare al gol non capitalizzato da Vlahovic in quella ribattuta di Nathan. Lì si è perso un tempo di gioco perché nel ricevere il pallone ha fatto 2 tocchi e il difensore è riuscito più a posizionarsi. Quindi lì bisogna avere un po' più di vena agonistica e un po' più di convinzione. E poi, vabbè, sul tiro in girata dal passaggio di McKennie ha preso il palo, è stato sfortunato e poi l'arbitro ha fermato per fuorigioco. Quindi secondo me bisogna assolutamente trovare i gol da parte di Vlahovic e Chiesa e ovviamente ci aspettiamo quel qualcosina in più da Kane e Milik. Difficile ovviamente chiederglielo perché arrivano sempre da subentranti e in una situazione di gioco in cui la squadra è bassa, si schiaccia dietro per mantenere il punteggio l'1-0, però insomma è ovvio che possono sicuramente dare quel qualcosina in più. Ecco, un'altra cosa che volevo dirvi, ovviamente è stata molto bella l'intervista fatta da Gatti, perché insieme al, diciamo, il padre ha fatto capire che è un giocatore che vuole dare tutto per la causa bianconera, un giocatore che è venuto ovviamente dall'eccellenza, poi ha fatto un po' di C1 e ovviamente non stiamo parlando di un fenomeno ma di un giocatore che con l'abnegazione, con lo spirito di sacrificio e la voglia di migliorarsi ogni giorno può diventare, come avete detto anche voi, il nuovo Torricelli della Juventus, che partì dall'Interregionale e poi si trova a vincere una Champions League nel 96. E ha detto anche che lui lo vedrebbe bene in Premier League ma rifiuterebbe tutte le proposte, anche se appunto lo vedrebbe molto bene là, per amore della Juventus. Quindi coccoliamoci questo Gatti, gongoliamo, come ho detto, per gli ultimi risultati molto convincenti e ovviamente oltre a lui bisogna parlare super bene anche della partita di Danilo, che ha fatto tanti intercetti e tanti salvataggi, bene Locatelli, bene Rabiot, che è diventato un tassello fondamentale, bene McKennie, che sta stupendo veramente oltre misura, giocatore che era praticamente dichiarato fuori rosa, se fosse arrivata un'offerta sarebbe partito, ma si è ritrovato ad essere un giocatore fondamentale. E poi Cambiaso, che è un giocatore che sta dando veramente un ottimo contributo anche a piede invertito sulla destra, inaspettatamente al posto di Weah, che doveva essere il titolare di quella zona. Quindi ovviamente se Cambiaso continua a fare così bene potrebbe addirittura fare il titolare lui lì e Weah la riserva. Quindi insomma vedremo poi da farsi, ragazzi. Comunque tante note positive, c'è ancora da migliorare molto, l'abbiamo detto e lo continuo a dire, però come vi stavo dicendo io sono fiducioso per il motivo del fatto che Zaghi è molto bravo nelle coppe, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League l'ha dimostrato l'anno scorso con la cavalcata trionfale fino alla finale. E però in campionato, diciamo in un torneo competitivo con tante partite da giocare andata e ritorno, si perde. È uno di quegli allenatori che ogni tanto canna le partite
e quando ne canna una o due di fila comincia a entrare in questo circolo vizioso, questo vortice da cui a volte non riesce a uscire. Vedremo se quest'anno è migliorato, però noi dobbiamo assolutamente sfruttare questa lacuna sua, fare, diciamo, leva appunto su questo difetto e sperare appunto che da febbraio in poi l'Inter cominci anche a perdere punti, proprio perché non può fare troppe rotazioni di giocatori, eh? Quindi appunto vedremo se giocherà appunto oltre gli ottavi anche i quarti di finale. Ovviamente noi speriamo, perché sarebbe ottimo per noi, perché a parte la Coppa Italia a gennaio non avremo appunto altri tornei da giocare, quindi possiamo focalizzarci partita dopo partita, fare allenamenti mirati a seconda della squadra che dobbiamo affrontare. Quindi questo potrà essere di buon auspicio per fare un grande campionato e, come abbiamo detto, credere allo scudetto fino all'ultimo, perché ricordiamolo, i giocatori nello spogliatoio, anche se non lo vogliono ammettere davanti ai microfoni, credono nello scudetto. Infatti segretamente se ne parla, Rabione ha parlato, Locatelli non si è nascosto, lo stesso Gatti, Chiesa, tutti ci credono, Allegri ovviamente negli spogliatoi ne parla sicuramente, ma ai microfoni, nelle conferenze stampa pre post partita, diciamo che glissa le domande e svia il discorso. Ecco, per concludere dovevo assolutamente dirvi anche il discorso legato appunto a Cesari e compagnoni, che ripeto continuano a mettere in giro questo modo di interpretare le azioni di calcio e gli episodi VAR, dicendo addirittura che il VAR non può intervenire in tutti gli episodi come questi. Ed è una grande baggianata, perché l'arbitro assolutamente in episodi di rigore deve intervenire per vedere se c'è la simulazione, se c'è da dare un cartellino giallo, se c'è da dare il cartellino rosso, eccetera. E deve valutare, come vi ho detto, anche il, diciamo, la pericolosità dell'azione, perché come abbiamo detto, se Lautaro Martinez lanciato in porta non sarebbe mai arrivato sul pallone e leggermente viene trattenuto sulla spalla, come un normale contatto di gioco, ne capitano tantissimi durante la partita, non solo in area di rigore ma anche a centrocampo e nella zona difensiva, è chiaro che non puoi darli tutti, o cambi il metodo di giudizio e punisci sempre queste situazioni, oppure non puoi fare due pesi e misure e aiutare certe squadre e altre no. Lo dico a nome di tutti, del Milan, della Roma, della Lazio, della Juventus, del Napoli, non soltanto perché c'è l'Inter che sta davanti e continua a vincere, assolutamente, perché comunque, come abbiamo detto, al di là degli episodi molto diciamo compromettenti, l'Inter sta giocando meglio di noi a calcio, sta dimostrando di meritare il primato, però sta avendo troppi aiutini per in qualche modo continuare a fatturare e a fare degli incassi per salvarsi dalla situazione di beghe finanziarie. E quindi è chiaro che se l'Inter va in questo stato di estasi, no, andando bene sia nel girone di Champions League sia in campionato, è chiaro che vale sulle ali dell'entusiasmo. Ditemi la vostra, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre, prima di concludere vi ricordo, scrivetemi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che noi so arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza Juve fino alla fine.